Dottor Wisp, la trasmissione che ad opera della Wisp vuole fornire un grande servizio, molto apprezzata, è stata forse una delle trasmissioni più seguite. Torniamo ancora una volta a trattare di argomenti di salute, come sempre li affronteremo per cercare di darvi dei consigli, ma anche di cercare assieme delle soluzioni. Il partner 2018 di questa trasmissione è veramente un partner ad hoc, si chiama Omnibus Salute, è una consulenza a 360 gradi per quanto riguarda proprio la salute, più ed oltre che lo sport, ed oggi abbiamo ospite proprio il dottor Stefano Volpe, che è un medico specialista in cardiologia, ma soprattutto oggi in veste di socio fondatore di Omnibus Salute. Intanto grazie per essere venuto, dottor Volpe. Grazie, grazie a voi dell'invito. Io andrei subito ad illustrare che cos'è Omnibus Salute, che cosa fa, come può esserci utile. Allora, Omnibus Salute è una società di servizi che si rivolge da una parte ai professionisti della sanità, infermieri, medici, fisioterapisti, e dall'altra alla popolazione, quindi agli utenti finali dei servizi che questi professionisti offrono. E si fa, diciamo così, fa da tramite tra chi fa salute, opera nell'ambito sanitario e chi ne può usufruire. Abbiamo visto dove trovarla, Piazza dei Popoli numero 10 a San Buceto, possiamo dire di fronte all'aeroporto, quasi di fronte al centro commerciale Auchan. Sì, è proprio lì di fronte, quindi è semplicissimo da raggiungere, è vicina sia a Pescara che a Chieti, a Francavilla e a Montesilvano, siamo proprio di fronte a Auchan. Sì. Ma l'utente, il cittadino che vuole recarsi ad Omnibus Salute, che cosa si deve aspettare? Abbiamo detto che ci sono dei professionisti, immagino ci saranno degli studi, si fanno solo consulenze, si fanno visite, si fanno terapie. Che cosa possiamo trovare ad Omnibus Salute? Noi adesso abbiamo la collaborazione, collaboriamo con circa 20 professionisti della sanità. Alcuni sono lì da noi, dove ci sono degli studi medici e dove ci sono specialisti in vari settori che possono svolgere la loro attività assistenziale. Però poi ci sono anche altri centri, c'è un centro di fisioterapia con cui noi lavoriamo, collaboriamo anche con un centro di medicina sportiva, quindi chi contatta noi può essere anche indirizzato verso altre strutture che per il momento sono in collaborazione con noi. Torneremo poi sull'argomento proprio dettaglio, qui vediamo una gran bella diapositiva. E Omnibus Salute non è solo una consulenza medica, Omnibus Salute con questa attività di collaborazione con la WISP mette in essere anche attività di conoscenza e di consulenza, ma avete anche attivato dei progetti, delle vostre attività in ambito sportivo e non. In ambito sportivo abbiamo iniziato con una campagna che si chiama Sport in Salute, che è una campagna rivolta a tutti gli atleti, a tutti quelli che fanno sport, sottolineando questo concetto che appare in questa diapositiva, che se da una parte sappiamo bene che fare attività fisica fa bene al nostro corpo, anche alla nostra mente, d'altro canto farla sotto controllo, sotto il controllo medico oppure del nutrizionista o del fisioterapista, fa meglio, nel senso che è qualcosa che migliora le prestazioni, ma lo fa fare sport anche in condizioni di tranquillità e di sicurezza. Abbiamo visto dalla diapositiva, e il messaggio penso sia proprio quello, fare sport significa fare sport tutti, i grandi, i piccini, giovani e anziani. Il vostro centro si rivolge a tutti oppure dobbiamo dare un'indicazione in base alle fasce di età o al sesso? Si rivolge a tutti, a tutte le persone. Adesso stiamo parlando di sport, di sportivi, di atleti, però in realtà noi ci rivolgiamo a tutte le persone che possono avere o problemi di salute, quindi rivolgersi a noi per risolvere patologie o fare diagnosi di particolari condizioni morbose, ma si rivolge anche a chi vuole stare in benessere, in salute, chi vuole magari mantenersi in forma con il nutrizionista, piuttosto che fare degli accertamenti preventivi o fare degli screening. Nella presentazione del progetto Sport in Salute, nella collaborazione della presentazione della collaborazione con la WISP, è uscito fuori un dettaglio
carino, ossia il fatto che omnibus significa per tutti, quindi è quanto mai indovinata questa collaborazione, questo parallelo che riusciamo a fare in ambito sportivo e non sportivo. E siamo partiti con questo bel progetto che è la collaborazione in Dottor Wisp, che ci permetterà, grazie a voi e ai vostri professionisti, di affrontare tematiche scientifiche con i podisti e non podisti, perché poi questa trasmissione effettivamente viene vista da tantissime persone, va al di fuori dai canoni dello sportivo. E che prospettive ci può essere nella collaborazione fra Omnibus e Sport per Tutti? Le prospettive possono essere veramente tante. Noi ci siamo già occupati, come si è visto in qualche diapositiva, di eventi rivolti alla popolazione, di diffusione della cultura della salute attraverso lo screening, e anche attraverso convegni. Questa per esempio è la settimana della prevenzione cardiovascolare che abbiamo tenuto a Torre dei Passeri. Con il presidente Abruzzo e Molise della WISP, Alberto Carulli, abbiamo parlato proprio dell'idea e della possibilità anche di fare insieme dei convegni che trattino di sport, di salute, ma anche per esempio di sport e disabilità. Questo è un argomento che sta a cuore sia a Omnibus Salute che alla WISP, quindi anche in questo, oltre che nel nome, ci siamo subito trovati. Tornerei nel pratico di quelle che sono le attività di Omnibus Salute. Abbiamo detto che possiamo trovare varie figure di professionisti. Io andrei un po' più nel dettaglio, magari a presentare quelle che sono le figure già attive all'interno del centro Omnibus Salute. Da noi, con noi collaborano già cardiologo, chirurgo vascolare, dermatologo, lo psicologo, c'è per esempio l'urologo, sono tante figure professionali di varie diciamo così, estrazioni, oltre ai medici, come dicevo, anche lo psicologo, ma per esempio abbiamo una collaborazione con un infermiere che fa attività domiciliare, abbiamo una collaborazione anche con una ostetrica, quindi diciamo per adesso, noi siamo nati veramente da poco, però per adesso abbiamo già un ventaglio di professionisti che possono prestare la loro opera professionale a vari livelli, sia medici ma anche non medici. Per cui, tornando nel concreto, che poi sono, mi faccio interprete delle domande che quotidianamente mi fanno, a Piazza dei Popoli a San Buceto possiamo trovare la disponibilità di queste figure professionali proprio lì in sede, oppure è una sede di servizi che poi ci diciamo dirama in ambulatori privati? Allora, tutte e due le cose. Lì in Omnibus noi abbiamo la nostra sede operativa, cioè in Piazza dei Popoli a San Buceto, la sede operativa di Omnibus Salute, dove ci sono degli studi medici che mettiamo a disposizione dei medici. Poi, come dicevo prima, alcuni professionisti collaborano da noi in maniera diversa. Abbiamo una collaborazione con un importante centro di fisioterapia che lavora per conto suo, ma comunque in collaborazione con noi. Abbiamo una collaborazione con il centro di medicina sportiva del dottor Darielli. Quindi portiamo avanti anche questo tipo di contatti con altre realtà che non si trovano per forza lì a San Buceto. Ma noi abbiamo appena iniziato, quindi questo tipo di collaborazioni saranno sempre più frequenti e sempre più numerose. L'idea è quella di creare una rete sul territorio, per adesso abruzzese, di professionisti della sanità che abbiano noi come, diciamo così, perno organizzativo e che costituiranno, diciamo, un'offerta per tutti i possibili utenti che potranno fare riferimento a Omnibus Salute, ma potranno essere poi indirizzati verso altre strutture a seconda delle esigenze. In ogni caso, come abbiamo visto dalla diapositiva, c'è l'indirizzo di Omnibus Salute, c'è anche un numero di telefono a cui comunque possiamo fare riferimento per tutte queste necessità e tutti questi consulti medici di cui abbiamo parlato, il 393 80 48 500. Sì, questo per ora è il nostro riferimento unico, però volevo anche sottolineare il fatto che
chi vuole chiamarci lo può fare tranquillamente. Esiste anche una pagina Facebook che si chiama proprio Omnibus Salute, dove sono riportati altri contatti, si può mandare un messaggio, si può dialogare con noi attraverso appunto Facebook, oppure c'è un sito internet, c'è una mail, quindi i contatti sono diversi. Un centro nuovo che propone anche strade nuovissime di, diciamo, di comunicazione e di ricezione. Stiamo portando avanti, naturalmente oggi è obbligatorio, un contatto diretto con gli utenti finali, che sono appunto i pazienti, tramite internet, tramite Facebook, ma presto ci sarà anche un'app, un'applicazione attraverso la quale chi ha uno smartphone potrà dialogare con noi in tempo reale, in tempo reale, in pochissimo tempo può avere per esempio la disponibilità di un servizio sanitario a domicilio piuttosto che prenotare una visita in un ambulatorio. Ho visto che, diciamo, illustrando la vostra sede, che per esperienza posso dire veramente è bellissima, innovativa, decisamente al passo con i tempi, ci sono anche dei lettini, quindi possiamo ipotizzare che lì verranno fatte anche delle terapie eventualmente? Lì è possibile per adesso fare soltanto delle visite mediche, ci sono solo gli studi medici. Quindi penso che stiamo guardando proprio la pagina Omnibus Salute. Questa sì, è la nostra pagina Facebook, abbiamo già un nutrito, diciamo, stuolo di follower, come si chiamano. E qui tra l'altro c'è la possibilità di accedere per esempio ai servizi che Omnibus Salute offre per i professionisti della sanità, la promozione, l'organizzazione di eventi, la formazione. Noi faremo anche dei corsi ECM rivolti a tutti i professionisti della sanità. E d'altro canto lì anche gli utenti finali, cioè i pazienti, potranno vedere chi siamo, cosa offriamo, quali sono i medici professionisti che collaborano con noi, e quindi contattarci, e noi possiamo poi mettere in contatto il paziente con il professionista della sanità. Per chi ne avesse i requisiti, ci sono delle convenzioni particolari? Per adesso noi stiamo portando avanti questa, diciamo così, collaborazione con la WISP, che si traduce diciamo nella realizzazione di Dr. WISP, e speriamo nel 2018 in un grande convegno su sport e disabilità. E poi sicuramente partiranno anche delle convenzioni, sicuramente con gli iscritti alla WISP Abruzzo e Molise, ma anche con altre diciamo realtà sia di sport che non. Quindi noi siamo pronti a collaborare con tutti, anche con le Onlus, anche per l'organizzazione di screening piuttosto che di campagne di prevenzione. Siamo disposti a collaborare con tutti quelli che si occupano di benessere e salute. Vogliamo fare dare qualche interpretazione o suggerire qualche intervento particolare che i vostri professionisti verranno a fare qui a Dr. WISP? Qualche puntata che potrebbe essere particolarmente interessante? Lo saranno tutte, magari qualcuna un po' di più. Noi ne abbiamo parlato insieme quando ci siamo incontrati, abbiamo messo giù, diciamo, un programma di massima che però potrebbe essere anche, diciamo, nel corso dei mesi del 2018 anche aggiornato, ampliato. Sicuramente ci saranno argomenti di cardiologia, di uno ne parlerò io, ma c'è anche un altro cardiologo che verrà ospite qui. Lei ha parlato del dottor Darielli, che è conosciuto da tutti noi in quanto lui ci abilita per la maggior parte proprio all'attività sportiva con la visita di idoneità sportiva agonistica. Sì, Alberto Darielli sarà uno dei protagonisti della stagione nuova di Dr. WISP e parlerà in particolare del doping e dei rischi che si corrono se si ricorre, diciamo, a queste metodiche per cercare di trovare le scappatoie in ambito sportivo. Ma ci sarà anche la pneumologa che parlerà dell'asma, piuttosto che la psicologa che si occuperà e parlerà di argomenti riguardanti la psicologia negli atleti, l'endocrinologo, l'urologo, quindi parleremo di tanti argomenti. Ne avremo, insomma, per tutti i gusti, per cui non ci sarà altro che gustare questa stagione di Dr. WISP, ringraziando ovviamente il dottor Volpe per questa splendida collaborazione che ci dà poi la possibilità di proporre questo prodotto così apprezzato. Personalmente
ovviamente faccio un grandissimo saluto, buon allenamento a tutti, per coloro che non si allenano, buona visione di Dottor Wisp e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie Dottor Volpe. Grazie a voi.